Romano Bignozzi, capocantiere di Expo, premiato qui oggi a Lambrogino. Quanto è stato difficile arrivare in fondo ad Expo? Ma difficile come tutti i lavori. Certo, l'Expo è stato un lavoro di molto impegno perché eravamo in un'area di 1.200.000 metri quadrati, un'area concentratissima dove sotto, diciamo, l'area abbiamo praticamente fatto l'impianto più sofisticato e l'impianto che rimarrà per la città una cosa meravigliosa di tutta l'impiantistica montata. E quindi la difficoltà è stata poi quella di avevamo 1.300 imprese. Grande difficoltà è stata quella di dare una mano a tutti i paesi che non erano abituati a lavorare in Italia, con da noi un regime abbastanza severo nelle costruzioni. Quindi avete anche, diciamo, avuto una funzione anche un po' di guida di questi paesi? Ma diciamo che soprattutto io sono arrivato in Expo per fare lo studio dell'esecuzione del lavoro e quindi ho dovuto, attraverso la sede dove la maggior parte dei giorni all'inizio, i primi 4 anni, operavo, per preparare tutto lo studio dell'esecuzione. Dopodiché negli ultimi 2 anni siamo partiti con tutte le carte in regola. Ci dispiace che tutti ci dicevano che non ce la facevamo e invece, come sempre, quando l'uomo decide, le cose le fa.